Buongiorno, buongiorno, avete visto un po' di fauna, un po' di... di tutto quello che sta succedendo intorno, stanno svegliando gli animaletti, sentite gli uccellini, è l'alba, è l'alba, è l'alba, signori miei, è l'alba e volevo augurarvi una buona giornata in questo nuovo video qua sul Pirata. Ed eccomi di nuovo qua. <ride> sono fuori con la Holly. Finché si può. Che non c'è tantissima gente. C'è già piena pieno, che c'è anche il mercato. Però, dai. Sono buttato giù dal letto e dopo tornerò a letto. Volevo se riuscivo, se riuscivo fare almeno una diretta test sotto copertura. Quindi boh. 5, 5 e mezza, non lo so adesso vedere a quell'ora lì se riesco a farvi una direttina e di testa, intanto così rispondo a alcune domande che ho visto in questi giorni. Non capisco però, a volte oh, ci sono delle domande veramente sensate, veramente carine e che vanno, che mi permettono di approfondire alcuni argomenti ci sono altre domande che a volte non capisco vi faccio un esempio vi faccio un esempio abbiamo parlato del sul primo canale del potere di satana bene e, e allora quando gli uomini stanno male cosa c'entra cosa c'entra quando gli uomini stanno male stanno male il fatto che stiano male è dovuto alle malattie che ci sono perché il nostro corpo è fatto di ciccia come si dice e quindi può essere soggetto a malattie il problema è che magari ci siano delle malattie o dei malati che non sono assistiti che non hanno il calore di una famiglia che non hanno il calore di persone vicine quello è colpa degli uomini è sempre l'uomo l'uomo se investisse in medicina tanto quanto in ricerca tanto quanto investe in guerre saremo eh, gli esseri più longevi dell'universo nel senso che vivremo probabilmente 200 anni e non avremo malattie come i tumori eccetera perché come, come ci hanno fatto il vaccino genetico, ci farebbero un innesto genetico che fa regredire il tumore. Immagino che gli studi sono in quel senso, quindi immagino che si, se ci fossero fondi a sufficienza si potrebbe arrivare a un risultato in tempi anche abbastanza brevi. Sempre che la scienza ha, stia dicendo la verità anche in queste ricerche, però... Diamo diamo per buona, la diamo per buona e quindi ok. Allora, il, tutto il resto è dovuto a noi esseri umani. Siamo noi che gestiamo il bene o il male, vi dico sempre: no in un mondo virtualmente, virtualmente eh, migliore o diverso, vivremo tutti in monocasette a piano terra, circondati dalla natura. No? gli unici palazzoni sarebbero non so degli ospedali delle caserme di vigili del fuoco cioè, staremo veramente benissimo tutti eh, invece che essere magari in, in grattacini in palazzoni in periferia della città dove non c'è il nulla c'è tutto questo asfalto questo cemento e eh, anche uscire a fare due passi è, è una cosa abbastanza eh, Dire disumana, e questo dipende dalla nostra volontà. Certo, Satana, diavolo approfitta di queste nostre manchevolezze, di queste nostre debolezze proprio per farci andare in quella direzione. E su questo non c'è dubbio, non c'è assolutamente nessun dubbio, ma il L'origine di tutto siamo sempre noi. Noi siamo gli unici che possono agire o non agire per cambiare le cose o per tenere le cose in equilibrio. Chiamatela come volete. Questo è il, il succo di tutti i discorsi. Guardate quanto siamo importanti, quanto siamo importanti e quanto siamo eh, eh, potenti. E quanto siamo anche responsabili. Ecco, noi non siamo coscienti della nostra potenza né della nostra responsabilità. Anzi, cerchiamo di evitare. E abbiamo sempre una scusa, siamo indulgenti con noi stessi. Eh, ma piove, c'è il sole, cosa posso fare io? Il mio piccolo non posso fare niente, già fatto, faccio fatica a sopravvivere. Eh, sì, tutte cose anche, anche vere, sotto certi aspetti. Però già il cambiare il nostro punto di vista, già il cercare di essere spiriti liberi, aiuta a creare coscienza, aiuta a creare idee, aiuta a creare pensiero. E coscienza, idee e pensiero cambiano il mondo. Certo che il nostro oppositore, come lo chiamiamo, il nostro nemico, lavora finché queste cose non abbiano effetto. Bene, per oggi il vlog finisce qua. Aspetto sempre i vostri commenti per capire anche se la cosa vi torna, la cosa vi torna, se le cose vanno, mm, hanno un senso anche per voi. Per quello che mi riguarda, se riesco più tardi, non è detto, però 50 e 50. Facciamo questa direttina test, vediamo se riesco a farla su Telegram. Eh. Giusto per fare un test sotto copertura, sentire se la voce si sente meglio, se se, se tante cose, perché sennò ci sono delle cose da affinare. E... e poi vabbè, a Dio piacendo. Ci vediamo nel vlog di domani. A tutti voi un caro saluto, un abbraccione, ciao dal Pirata. Ciao!